Buonasera, tra l'altro sto registrando questo video con la partita di là della Juventus e qua il caricamento ancora della recensione di One Punch Man perché quando ho fatto la recensione era ancora a 998 iscritti, poi decido di aprire il canale, il counter degli iscritti per l'esattezza e magicamente arrivano a 1000, quindi lì ho detto oddio cosa porto, 1000 iscritti, un traguardo incredibile, stiamo parlando di una cifra a quattro numeri. Un numero a quattro cifre, non so come si dice, però incredibile! 1000 iscritti, cioè veramente, raga, grazie di cuore. Cioè, io vorrei tanto entrare dentro la telecamera, uscire fuori dallo schermo del vostro computer per ringraziare tutte quelle 1000 persone che mi stanno supportando tuttora e che anche mi hanno supportato all'inizio. Cioè, veramente, grazie di cuore a tutti quanti. Ma non volevo solo ringraziarvi, volevo rendervi la serata un po' noiosa perché sto registrando di sera, raccontandovi la mia storia su YouTube. Perciò posso capire se per caso qualcuno di voi non volesse seguire questo video, perciò se volete chiuderlo vi capisco perfettamente, altrimenti mettetevi comodi e ascoltate la storia di come è nato il Channel e secondo me vi conviene guardarvi bene tutto il video perché potreste imparare qualcosina, visto che me ne sono successo un po' di tutti i colori in questa incredibile avventura. Perciò partiamo subito con la storia di Channel. Io mi ricordo che volevo dire la mia sulle cose che mi appassionavano di più, ovvero fumetti, film e videogiochi, ma come potevo farlo? Semplice, sfruttando YouTube. Perciò una mattina mi ero svegliato, sono andato da mio padre e ho detto: "Papà, per Natale regalami un canale YouTube." Anche perché io ho aperto il canale il 29 dicembre, quindi ho dovuto aspettare dopo il Natale per l'appunto, e poi ho creato il canale YouTube. Ci siamo messi lì, io e mio padre, mi hanno creato la grafica, il logo, la descrizione, tutto quanto, abbiamo dato vita a Nidu Channel. Tra l'altro, vi dico una piccola curiosità, ho scelto il nome Nidu Channel perché da piccolo mi chiamavano Nidu, non so perché, ma non fate domande. Tra l'altro, da notare l'incredibile somiglianza tra Edoardo e Nidu, ma vabbè. E poi ho aggiunto il prefisso Channel, ma piccola parentesi. Avevo creato il canale, ma avevo una piccola difficoltà. Le mie conoscenze dell'informatica erano pari a quelle di un anziano all'Apple Store, cioè non sapevo dove andare a parare. Perciò il mio primo video è stato una registrazione con Bandicam di io contro Cleverbot. Per l'esattezza Groot vs Cleverbot, ovvero io mi fingevo Groot e Cleverbot rispondeva. Ma perché avevo scelto proprio Groot? Perché per l'appunto mi piacevano i fumetti e volevo far capire alla gente che mi piaceva quel genere lì, ovvero i fumetti. E ho dovuto scegliere Groot perché all'epoca tutti erano impazziti per Guardiani della Galassia. Non parlo del film, ma quello che c'era prima del film, quindi mi sono aggiunto anch'io. Comunque, avevo creato il mio canale, il mio primo video, ma mancavano gli iscritti e soprattutto le visual. Perciò, cosa potevo fare? Semplice, spammavo. Ma attenzione, non spammavo sotto i video, tipo iscritto ricambi, eccetera, per due motivi. Primo motivo, all'epoca ero timido e non me la sentivo di andare a scrivere sotto nei commenti di YouTube, perché avevo paura di dire qualche boiata e poi essere preso in giro e tutto il resto. E seconda cosa, mi sembrava maleducato andare sotto i video di qualcuno e dire io ho un canale comunque, cioè mi sembrava maleducato. Tipo, una persona ti invita a casa tua, scusa, una persona ti invita a casa sua per dire, che ne so, per festeggiare il proprio compleanno e tu ti metti a parlare del tuo, cioè sembrava una cosa un po' maleducata. Però ho spammato in un altro modo, mi sono fatto conoscere in un altro modo, ovvero con Clash of Clans, per l'esattezza con la chat globale. Quindi c'ero io col telefono che scrivevo: ho un canale, si chiama Nidu Channel, faccio questo, faccio film, recensioni, creepypasta, tiravo fuori. Dove ho mai portato creepypasta? Una l'ho portata, non se l'è cagata nessuno, porella. Ma insomma, dicevo un po' di tutto perché io quelle cose lì le avrei fatte per davvero, solo che non potevo ancora farle per via delle conoscenze informatiche. E nonostante tutto, un paio di persone mi hanno ascoltato e si sono iscritte veramente al mio canale. Quindi, dopo qualche settimana, il mio canale già aveva quelle 10-15 persone e io ero anche contento perché quel video lì, osceno, la gente lo guardava e quindi ho detto: dai, come prima risposta è andata bene, andiamo avanti. Ho iniziato poi a portare i gameplay di Minecraft perché avevo un piccolo, così vuol dire, problema col collegarmi ai vari argomenti, perché all'epoca, ad esempio, andava di moda Minecraft, io cosa facevo? Parlavo di fumetti, videogiochi, eccetera. Chi se le, francamente, chi se le incula quelle cose?
facciamo Minecraft così ho più collegamenti. Alla fine quella serie è stata abbandonata, meglio così. E bom, poi da lì ho preso la spinta. Comunque, dicevo, ho iniziato anche con i gameplay, poi sono passato alle top 5, che tra l'altro quello penso sia uno dei pochissimi format che continuerò a mantenere sul mio canale, perché è veramente divertentissimo fare la top 5. Mi ricordo ancora, la prima top 5 era top 5 dei videogiochi più sottovalutati, ovvero avevo preso 5 videogiochi che quasi nessuno si cagava e li avevo messi in una classifica, classico delle top 5. E nonostante tutto quel video piaceva un sacco, cioè quel video ha raggiunto un sacco di persone, tipo tuttora una roba tipo 300 visual, e è buona come cosa. Da lì ho deciso che le top 5 sarebbero state il mio format principale. Poi ho iniziato a rielaborare le top 5 creando delle ramificazioni, ovvero le news, e poi sono passato alle recensioni di fumetti. Il mio primo fumetto che ho recensito, se non sbaglio, era Il matrimonio di Deadpool, quindi rendetevi conto. E già lì le mie conoscenze informatiche erano più avanzate, cioè già utilizzavo dei programmi un po' più complessi, già lì utilizzavo Camtasia, anche se non sembra Movie Maker, ma io usavo Camtasia, strano, eh? E già lì i miei video, quello che io volevo portare sin dall'inizio, iniziavo a prendere forma. Sono andato avanti così, è arrivata l'estate, il canale si è arenato un po', poi l'ho ripreso a settembre, sempre del 2015, e ho aggiunto una piccola cosa. Adesso spero tanto che qualcuno di voi se li ricordi di questi individui. All'epoca avevo aggiunto nei miei vari video i personaggi di Five Nights at Freddy's. Adesso, quanti di voi si ricordano di Freddy? O di Bonnie, di Chica, di Fox, insomma, ve li ricordate? Vi ricordate che li mettevo sempre nei miei video? Ecco, quella è stata la più grande cazzata della mia vita su quel canale dopo Cleverbot, ma incredibilmente funzionavano. Perciò avevo aggiunto i personaggi Five Nights at Freddy's nei miei video, avevo dato un po' di pepe ai miei contenuti e la cosa è andata avanti fino ai 200-250 iscritti, finché non è arrivata la fatidica top 5 sui personaggi più forti di Mortal Kombat, e da lì ho detto basta ragazzi, mi dovete andare, perché veramente quel video ha tipo 3000 visual per 28 like e 26 dislike, e quei 26 dislike erano tutti per la cosa di Five Nights at Freddy's. Perciò ho deciso di rimuoverli completamente, o perlomeno di aggiungerci qualche pezzettino ancora per qualche video, e di ricominciare da capo, ritornare al format di base. La cosa è andata avanti per un po', ho conosciuto un sacco di youtuber, tra cui Wizardcraft, Calip, non so se vi ricordate, e avevo iniziato a creare una piccola crew, che però è durata 3 giorni, sono spariti tutti, e sono tornato di nuovo da solo intorno ai 400 iscritti. Poi sono andato avanti per la mia strada, 500, 560, 550, 600, torna l'estate, e il canale si arena di nuovo, ma questa volta sembra un po' definitivamente. Infatti, quell'estate lì, era l'estate 2016, non avevo molta voglia di portare altri video, quindi ho detto, boh raga, mi sa che sono arrivato a 600 iscritti, perfetto, chiudiamo il canale perché non riesco a starci molto dietro, ho anche gli esami da recuperare, di qua e di là, e quindi avevo detto, basta, chiudiamo. Poi però il mio canale ha ripreso vita magicamente in estate, quando ho avuto un botto di iscritti, stiamo parlando di una cinquantina di iscritti, e da lì ho detto, ma allora la gente guarda ancora i miei video? E allora torniamo subito su YouTube! E da lì sono partito in quarta, sono arrivato a 650, 700 iscritti, ho conosciuto Eric, Titan, Chiara e tutto il resto, ho creato la mia crew, e poi c'è stato un momento in cui il canale è rimasto così, cioè fermo. Era il mio canale che era fermo lì, era fermo a quasi 800 iscritti, la cosa mi bruciava, io facevo video, nessuno se li cagava, avevo fatto anche quel video critica, non so se ve lo ricordate, e lì veramente un altro momento in cui ho pensato, boh, io qua mollo tutto, perché ormai, ed era così. Poi non so che cazzo è successo nell'ultima settimana, sono passato da 800 iscritti a 1000 da venerdì, oggi è martedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, in 5 giorni sono arrivato a 1000 iscritti, cioè non capisco com'è possibile, sono incredibile davvero, non so cosa dire.
La morale è che YouTube deve essere prima di tutto divertimento, perché se fai un qualcosa che non ti piace, come ad esempio per me fare il gameplay o fare i video con i personaggi Final Fantasy, se fai dei video che non ti piacciono diventa un obbligo e tanto vale che chiudi il canale. E soprattutto non bisogna mai arrendersi, perché il canale non fa tutto quanto da solo, sei tu che devi alimentarlo. E se tu per un bel periodo ne stai lì a far nulla, è ovvio che nessuno si cagherà quei video lì che hai fatto, ed è ovvio che tu ti incazzerai e direi basta, voglio chiudere tutto quanto. È normale. Fatto sta che, nonostante tutto, continuo a fare i miei video perché mi divertono, ed è soprattutto divertente vedere la reazione della gente a quei video, leggere nei commenti, oltre ai soliti scritti o ricambi, anche commenti del tipo wow, questo fumetto io l'avevo letto un giorno, mi piace, oppure io avrei messo al primo posto Scorpion perché Scorpion è bellissimo. Insomma, vedere la reazione della gente è divertente ed è questa la cosa che mi manda avanti. Che vi posso dire? Questa è la mia storia su YouTube, spero che il video non sia stato troppo noioso e soprattutto comprensibile, perché fidatevi, lo sto facendo così, senza un copione, cioè io ho solo il tratto che non ho un foglio, quindi l'ho dovuto fare un po' a bruciapelo e tra l'altro l'ho dovuto fare subito dopo aver registrato One Punch Man, quindi insomma sono un po' stanco, ma spero comunque che il video sia venuto bene. Che vi posso dire? Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ancora grazie a tutti per i 1000 iscritti, e detto questo con un banff, vi saluto.